Bentrovati amici sportivi per questa nuova edizione di Sport TG24. Iniziamo con il rugby. L'Emetri di San Donà non riesce a spugnare il campo laziale del Mantovani Lazio e perde 23-22. Emetri parte molto bene con due mete al secondo e al quinto del primo tempo di Robuschi e Flynn, che porta il punteggio sandonatesi per 12-0. Arrotondato a 15 con un successivo calcio piazzato di Robuschi. Sembra il preludio di una bella vittoria, invece la Lazio recupera 12 punti e il primo tempo si chiude 15-12 per i Veneti. Il secondo tempo targato Gerber porta la squadra di casa in vantaggio. Al 34esimo meta del sandonatese Molitica, trasformata da Brussolo. Si riaprono le speranze per la M3, ma il fischio finale rimane conquistato solo un punto. Punto molto importante per mantenere la posizione in classifica. A riposo invece il rugby Jesolo per quanto riguarda il campionato di Serie B. In Serie C invece trasferta amara per il rugby Portogruaro, che perde contro la Venjulia Trieste 12-10. Risultato che non modifica il terzo posto in classifica. Per quanto riguarda il basket, con la bellissima notizia che la Rail femminile ha conquistato la massima serie con 3 turni di anticipi. Un risultato incredibile se pensiamo alla giovanissima età media della squadra. Complimenti da tutta la nostra reazione per questo ambizioso traguardo. In Serie 1 maschile, invece, l'Umana Reyer Venezia non riesce a superare il J Milano e perde dopo un tempo supplementare. L'Umana Reyer Venezia dà quella prova d'orgoglio che tutti si attendevano, ma dopo aver trascinato la partita ai supplementari si arrende a Milano al termine di una partita di grandissima intensità. È però davvero un peccato, perché a un certo punto gli Oro Granata stavano per replicare l'impresa dell'andata. L'Umana si presenta senza Zoroschi per un risentimento muscolare e perderà dopo pochi minuti di Avarà, mentre l'Armani Jeans è senza Ariston. Gara pressoché in equilibrio, con Milano avanti di 3 punti a 10 secondi alla fine. Sembrava finita ed invece una pazzesca strippa di Rosselli a fil di sirena manda il match ai supplementari. Nell'overtime è Milano ad averla meglio, punteggio finale 97-88. Per i Granata Shevchik con 23 punti e Clark con 20, sul lato milanese Gentile 23 e Langford con 21. Nella serie invece di NC Girone C, una brutta domenica per la Coel Elettronica di Oderzo e l'Euromobil di Caule, entrambe sconfitte rispettivamente contro la Ladurner Marghera 78-75 e la capolista Friuladria 87-70. In classifica l'Oderzo viene raggiunto al quinto posto proprio da Marghera, mentre il Caule rimane in nona posizione. Partita bella intensa con il primo tempo sempre avanti per l'Oderzo, secondo tempo invece sempre in equilibrio, ma la fase finale vede l'Oderzo non realizzare ben 3 tiri della possibile vittoria. Per quanto riguarda il Caule, invece, esce a testa alta da Pordenone, nonostante il punteggio finale. Senza Gaiato, fuori fino a Pasqua per infortunio, i ragazzi di coach Ostan scendono in campo determinati ed il primo tempo si chiude in vantaggio per i padroni di casa di sole 9 lunghezze. Terzo quarto positivo per i Caurlotti, che recuperano fino almeno 6. Ultimo quarto buono fino a metà periodo. Poi, grazie alla profondità della panchina pordenonese, i padroni di casa piazzano il break decisivo. In Serie C, invece, bellissima vittoria della DB Elettronica di Mestre contro l'Ormelle per 62-58. Un vero e proprio scontro al vertice in cui Mestre ne è uscita vincitrice. Vediamo il servizio. In una palestra piena all'inverosimile, molte persone costrette a tornarsene a casa senza poter vedere la partita, è andato in scena il big match della nona giornata di campionato. Non è stata certo una bella partita sotto l'aspetto stilistico, ma lo spettacolo, grazie all'incredibile lavoro e incitamento dei tifosi biancorossi, non è certo mancato. La coreografia messa in scena dai ragazzi della banda è stata degna di categorie di spessore nazionale, forse solo in Serie A si vede di meglio. Prima del fischio d'inizio, la dirigenza ha voluto commemorare con un minuto di silenzio lo storico cofondatore del basket Mestre, Arnaldo Premi, per lunghi anni presidente della squadra biancorossa, prima dell'avvento dell'era Celada. L'inizio è tutto di marca ospite, che piazza subito un 8-0 in 3 minuti. Serena lotta contro i tabelloni, come un leone, e i mestrini possono disporre di secondi tiri non sempre portati a segno. Dopo un canestro di Munaretto, l'intesa tra Zatta e Toniolo in due azioni consecutive
fa capire che il mestre c'è. Rufo cerca ripetutamente la penetrazione centrale, sfruttando la sua velocità, ma il lavoro di Livio costringe gli avversari a numerosi falli, che permettono al lungo mestrino di andare più volte in lunetta. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio ospite, 17 a 13. Al rientro in campo, Zatta e Soci cercano di ribaltare la situazione, ma due bombe di Gambarotto ricacciano i biancorossi a meno 7 dopo 3 minuti di gioco. Gli uomini di Tofanin serrano i ranghi difensivi, la regia di Pravato regala fluidità al gioco biancorosso e un'incursione di Toniolo porta il risultato in parità a poco più di 2 minuti e mezzo dalla sirena. Si va al riposo lungo con gli ospiti in vantaggio di 2 punti. Alla ripresa del gioco i padroni di casa prendono definitivamente il comando del gioco. Prete segna punti importanti e una bomba di Pravato porta i padroni di casa in vantaggio. Il periodo termina 47 a 44 per i mestrini. I biancoverdi pagano però la panchina più corta e nell'ultima frazione sono costretti a pagare dazio. 2 tiri della lunga distanza di Zatta e un paio di canestri di Prete uniti all'asfissiante difesa di Munaretto su Ruffo permettono ai biancorossi di volare sul 57 a 46 con 5 minuti da giocare. I trevigiani sono una squadra orgogliosa e riescono a piazzare in poco meno di 2 minuti un parziale di 8 a 0 che li rimette in partita. Tocca a Munaretto sbloccare la situazione, ma i biancoverdi riescono a portarsi a solo un punto di distacco a 1-20 con la palla in mano. Il gioco difensivo mestrino trova difficoltà a battere la difesa del Coccio Lentini, ma il pallone arriva in qualche maniera sotto canestro a Livio che appoggia a canestro. Dalla parte opposta Gambarotto cerca il tiro del pareggio, ma non lo trova. Mancano 25 secondi e i biancorossi si trovano con 3 punti di vantaggio palla in mano. Un fallo della difesa trevisana manda in lunetta Prete che dopo aver sbagliato il primo tiro dalla linea della carità realizza il libero della sicurezza. La partita si chiude con il trionfo biancorosso festeggiata dalla compagine della presidentessa da Canal in curva con i tifosi. In Serie D invece nulla da fare per il Litorale Nord, in trasferta Padova contro l'Armistizio, 73-64 il punteggio finale. Anche il Favaro in trasferta all'Onigo cede al Leo Basket 98-65-64, ma vediamo com'è andata. Partita importante per entrambe le formazioni per consolidare il posto in vista dei playoff. Parte bene il Leo Basket, ma a dare il primo break sono i ragazzi del Favaro, grazie ad un Paolin particolarmente ispirato. 12-10 il risultato dopo 5 minuti di gioco e punteggio che si mantiene sempre incerto. La prima frazione termina 19-14 per il Favaro. La seconda frazione è una fotocopia della prima. Favaro allunga e Coach Tosetto è costretto a chiamare time out dopo 4 minuti di gioco sul punteggio di 28-18 per gli ospiti. Al rientro le cose non cambiano, molti errori da ambo le parti condizionano l'andamento della partita e si va al riposo con i Granata in vantaggio di 9 lunghezze, 38-27 il punteggio. Al ritorno in campo la musica non cambia, entrambe le formazioni non riescono a realizzare e dopo 5 minuti di gioco il punteggio è 40-34 per Favaro e Coach Buffo chiama time out. Dopo un paio di minuti i leoniceni trovano il ritmo giusto e a 1 minuto dalla sirena sono sotto solo di 2 lunghezze. Giocano bene e fa a fil di sirena con un bellissimo assist, i padroni di casa trovano 2 punti facili sotto canestro e si portano a più 1, 49-48 il punteggio. Ultimo periodo molto intenso, i padroni di casa provano ad allungare, ma gli ospiti rimangono vicini grazie ad un super Paolin che infila 2 triple e riporta i veneziani avanti di 1 punto. Coach Tosetto chiama time out per spezzare il ritmo. All'inentro in campo i padroni di casa piazzano subito un parziale di 6-0 ed è Coach Buffo a chiamare time out. 60-55 il punteggio a favore dei leoniceni al 5° minuto. Al rientro sono sempre i padroni di casa a gestire la partita. Arrivano anche a più 9, ma una serie di errori favoriscono gli ospiti che si portano a meno 5 a 40 secondi dal termine. Coach Buffo chiama time out per gestire la palla, il Favaro non riesce a realizzare la tripla del meno 2, ma i padroni di casa perdono malamente la palla e Coach Tosetto è costretto a chiamare time out a 22 secondi per riorganizzare i suoi. Paolin viene marcato stretto, ma il Favaro riesce a segnare il canestro del meno 3, fallo sistematico e l'Onigo va in lunetta con il capitano Crestani. Primo tiro sbagliato, ma il secondo viene realizzato, un più 4 che rende inutile la tripla sulla sirena di Zannaro. Con questa vittoria Leo Basket 98 aggancia le Virtus Lido in 4ª posizione, mentre Favaro rimane fermo in 6ª posizione. 3 giocatori in doppia fila per il Lonigo, Carol Menedez, Consolaro e Crestani con 14 punti cada uno. Per il Favaro il solo Paolin che realizza ben 24 punti. Il campionato di promozione è fermo in attesa della seconda fase che inizierà venerdì. Passiamo al calcio. Nel campionato nazionale Lega Pro, ottimo pareggio a reti inviolate per il Portogruaro a Trapani contro la capolista. Ma sentiamo il servizio.
Continua la serie positiva del Porto Gruaro, che esce con un buon risultato dalla prima partita di un trittico che in settimana lo vedrà impegnato con Tritium e Lecce. Un pari prezioso, meritato, ma che i Granate di Madonna accettano forse con un pizzico di rammarico, vista la buona prova disputata. La partita infatti poteva avere un esito migliore se la squadra veneta fosse stata più cinica in alcune occasioni. Disposta bene in campo, soprattutto nella zona centrale, con San Pietro, Coppola, Marinelli e Cunico a formare un'autentica diga a protezione della difesa, la squadra di Madonna ha messo subito in crisi il Trapani, costretto a girare palla senza avere l'opportunità di velocizzare la propria manovra e a spendere tanta energia in fase di non possesso palla. Non a caso la prima occasione, e che occasione, l'ha avuta proprio il Porto Gruaro all'11esimo su un perfetto cross della destra di Pisani, pescato in ottima posizione al centro dell'area di rigore, schiacciata di testa ma spedisce incredibilmente fuori. Occasione più unica che rara, insomma, sulla quale costruire un'importante vittoria. E infatti occasioni così il Porto non ha avute più per il resto della partita, molte le occasioni per involarsi in contropiede ma sempre senza la necessaria lucidità. Va dato merito però a Cunico e a compagni di aver tamponato bene la costante pressione del Trapani, ha dato comunque più volte al tiro nel corso del primo tempo con Basso, Pacilli, Abate e Spinelli. Quasi tutti però tiri fuori misura, con Andrea Tozzo chiamato poche volte ad intervenire. Va di lusso a Moracci al 31esimo, che rimedia una semplice ammonizione quando stende al limite dell'area Pacilli, ormai in volatosi verso Tozzo. La ripresa ha visto subito il Trapani protagonista con un cross di Pacilli per la testa di Basso, ma Tozzo ha i riflessi pronti e smanaccia in angolo. Poi la partita è una fase di stanca finché al 27esimo l'arbitro non decide di ammonire per la seconda volta Pacilli per un fallo apparso veniale su Pisani. Insiste comunque il Trapani, che tre minuti dopo trova un varco in area con Mancosu che entra in area. Tozzo gli si butta sui piedi e l'attaccante finisce a terra. Per tutti è rigore, ma non per l'arbitro Tardino, che ammonisce Mancosu per simulazione. Al 43esimo l'ultima occasione per il Trapani, con Basso su punizione, ma Tozzo vola e gli dice ancora di no, deviandolo in angolo. Apriamo la pagina del volley con la tragica scomparsa del Martina Bonavera. La ragazza, che aveva solo 13 anni, è stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada per andare a prendere l'autobus. Inutili soccorsi, è deceduta in ospedale per gravi ferite riportate. Martina frequentava la scuola media Ricci e giocava a pallavolo nell'Under 14 della SPES di Belluno. Tutta Caffè 24 si unisce al dolore dei familiari per questa prematura scomparsa. Passiamo invece ora alla Service Media di San Donà, che vince contro il Fanino di Coda Gorizia. Sentiamo il servizio. Se arrivano i tre punti alla Service Med di San Donà, i tre punti sono arrivati contro l'ultima della classe, ma di certo quella di sabato sera non sarà ricordata per il gioco espresso dalle due formazioni. Dopo due sconfitte consecutive e lo spettro della sottovalutazione dell'avversario, l'unica vittoria delle goriziane è stata conquistata proprio con il San Donà nella partita di andata, c'era curiosità in tutto l'ambiente sull'approccio alla partita. Le ragazze di Giuseppe Giannetti sono partite subito forti, vincendo facile il primo set, ma poi si sono adattate al gioco non gioco delle avversarie, hanno rallentato i ritmi e hanno iniziato ad andare in confusione, commettendo una serie di errori che solo l'evidente differenza tecnica ha permesso di non fare peggiorare la situazione, tanto più che al Gorizia mancava la sua punta di diamante, la schiacciatrice Svetlana Safronova, ex di turno. Tant'è, secondo set in bilico fino al tecnico numero 2, con le ospiti addirittura in vantaggio 16-17, finché la neonazionale Grigolo ha spezzato l'incantesimo con un break vincente. Terzo set sul velluto fino al 19-12, poi il San Donà si complica la vita con qualche errore di troppo, permettendo alle avversarie di recuperare, ma ormai la partita è risultato, sono in cassaforte. Momenti d'ansia per Margherita Bianchin, l'opposto si è infortunato alla caviglia, è rimasto ugualmente in campo, ma dovrà essere valutata l'entità del problema e il modo di intervenire, anche in considerazione delle partite di questi giorni, a cominciare dall'anticipo di mercoledì in casa contro il Salgareda. Nella gara internazionale di karate, tenutasi a Campagna Luppia, in cui hanno gareggiate squadre provenienti da tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha primeggiato la società del San Michele al Tagliamento. Sentiamo il servizio. Alla gara interregionale di qualificazione di karate, il San Michele Tagliamento primeggia. Nell'appuntamento svolto a Campagna Luppia, ben 134 atleti provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia si sono confrontati. La SD Bushido di San Michele Tagliamento ha partecipato con solo 6 atleti, essendo gli altri ammalati o impegnati nella preparazione alla prima comunione. Nonostante ciò, i risultati sono stati eccezionali: 2 ori, 2 argenti, un bronzo, oltre a un primo e un terzo posto nella gara a squadre. Nel kata, primo posto categoria 2 per Francesca Minighin, primo posto categoria 3 per Mattia Giusto, seguito da Sara Fantin.
Nel kumite, che è il combattimento, secondo posto per Francesca Minighin, categoria 2, terzo posto per Mattia Giusto, categoria 3. Nel kata a squadre, primo posto per la squadra composta da Matteo Maurutto, Nicolò Marson e Alex Barbaro e terzo posto per la squadra composta da Sara Fantin, Francesca Minighin e Mattia Giusto. Un risultato al di là di ogni aspettativa, con tre atleti vincitori di 5 medaglie e tutti gli atleti premiati nelle competizioni a squadre. Una grande soddisfazione per il presidente, per il direttore tecnico Gianmarco Di Monopoli e per gli istruttori Luciano Venturuzzo e Renzo Maurutto, Matteo e Jessica Nan, che vedono premiate le loro fatiche. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione e vi ricordiamo che potete seguirci su Facebook, Twitter e YouTube. Se volete scriverci lo potete fare a redazione@caffetv24.it oppure telefonarci allo 0421 74 674. E per oggi è tutto, buon proseguimento con i programmi di Caffè 24.